Io non so cosa succederà fra 5 minuti. E quello che potrebbe succedere fra 5 minuti potrebbe inficiare il mio business alla grande. Quando c'è stato il terremoto a Fukushima in Giappone, la General Motors non ha più consegnato autovetture per 15 giorni perché uno dei chip, degli airbag delle macchine General Motors era fatto a Fukushima. Se quel matto di Pyongyang schiaccia un bottone stasera, chissà cosa succede domani. Se il ministro delle finanze Schnaubel si sveglia stanotte e dice che i tassi di interesse devono... E magari domani ci troviamo con tassi di interesse raddoppiati. Quindi l'imprevedibilità, l'incertezza abbinata alla velocità. Queste due cose in matematica, messe insieme, si chiamano caos. Tanto c'era un famoso teorico del caos, personaggio IBM, si chiama Mandelbrot. Ecco, noi italiani a gestire il caos non ci batte nessuno. Ed è per quello che secondo me noi abbiamo tutte le caratteristiche, se avete seguito il mio discorso, discorso innovazione, capacità combinatoria, capacità di gestire il caos, perché noi ci viviamo in un caos, quindi per noi è normale che non succedano le cose che devono succedere. Gli americani, i famosi tedeschi, noi ci lavoriamo con i tedeschi, Dio li salvi. Ma secondo me se chiudiamo la frontiera con l'Italia i tedeschi vanno a piccola svelta, secondo me. Ecco, loro sono abituati a procedure e istruzioni. Hanno competenze larghe così. Se voi dite a un americano, e io ci ho lavorato, guarda che per uscire da questa stanza devi aprire quella porta lì, è un'istruzione. Per uscire apri la porta. Ecco, se la porta è aperta non esce. Scusa, l'istruzione è aprire per uscire, è aperta quindi non esco. L'italiano non ci pensa neanche, va fuori. Perché noi quando riceviamo un'istruzione, un processo, la nostra mente già pensa al perché mi avranno detto sta cosa e sei già arrivato alla conclusione. Ma guardate che questa è una forza, Noi siamo più sul perché rispetto al che cosa. E in un mondo che ha tanti che cosa, che cambiano molto velocemente, chi sta sul perché, secondo me, ha un grande vantaggio.